Ragazzi, buongiorno. Abbiamo dormito qua a Blagaj, dove c'era il monastero. E stamattina guardate cosa ci hanno dato i signori dell'area Dell'area sosta. sosta del Ci hanno parcheggio. dato Due frittelle enormi, due appena frittelle fatte col calde, con formaggio, il loro formaggio, sia a noi che a che a Silvio. Silvio e alla Donatella. Se chiaramente io mangio questi per colazione, Li mangiamo a muoio. Esatto, a mezzogiorno. mezzogiorno sarà il nostro pranzo, ben gradito. Ah, ieri Qua il melograni, posto, tantissimi. ah sì, poi ieri ci hanno regalato i melograni, ci hanno fatto il caffè. Il posto è un po' piccolino, siamo un po' incastrati dentro, però vabbè. Giornate stupende. Questo qua è il posto, vedete, è un po' piccolo, però vabbè, ci siamo arrangiati. Adesso andiamo verso il Montenegro. Ragazzi, ma che giornate che stiamo prendendo, guardate che roba. Ah, qui c'è un altro cimitero, non l'avevo neanche visto ieri, ragazzi. Sopra là c'è un castello. Ieri sera era tutto illuminato. Ragazzi, guardate i bagni come sono puliti. Incredibile. Femmine. Pulitissimi. Comunque sono tutti gentilissimi, è incredibile. Sono tutti gentili, tutti che ti aiutano. Ok, i cuni tolti. Oh ragazzi, 5 euro a camper, 10 marchi 10 marchi bosniaci. bosniaci, praticamente con melagrane, caffè, pranzo, perché quello è un E loro hanno già pranzo. Sì, loro li hanno già mangiato. mangiati, due pochette col formaggio. E un parcheggio, sì, piccolino, ma bello, tranquillo. Vabbè. Dai, vamos per il Montenegro. Allora, siamo appena partiti, non lo so, Google fa apposta a trovarti tutte le strade assurde. È impossibile che c'è solo questa strada per andare sulla statale del Montenegro, per andare al Montenegro. Cioè, allucinante, forse ci siamo. Forse ci siamo. Adesso dove devo andare? No, adesso No, di devi andare qua. ancora di qua. È incredibile. Craiborg, veramente. Qua. Forse, Forse forse. ci siamo tornati Sulla sulla strada strada giusta. giusta. Cioè, ragazzi, abbiamo trovato la strada chiusa. Per dei lavori ci fanno salire di qua, non lo so io. No, Google ti dice di andare di qua, eh. Che storia. E qua è da su in prima, cazzo. Cambiare strada. Io sarei tornato indietro, avrei fatto un percorso alternativo. L'avete vista? Anch'io la vedo. 500 metri, svolta a sinistra. Aiuto. Aiutateci, dove cazzo siamo? Ma siamo sicuri qua. Tanto non vedo altre strade io. Penso di sì. Qua ti dice andare di là. Dove si arrivava al Silvio. L'avventura continua. Qui stanno Avventura facendo, è qui. penso, una strada nuova. Voglio sperarlo. Perché guarda qua, hanno allargato tutto, penso Sì, che... ma non capisco So che come cosa ci stiamo... sei fatto. Ma questo sì, questo ragazzo ti ha detto lui di seguirlo perché Che ne faccio so, lui ha chiesto, poi mi ha detto seguimi, vabbè, questa è la strada, non è che... Sporcheremo un po' Anche di perché calma. Google qua non la vede neanche. Qui non la vede, c'è.
attimo persi. Sì. Siamo arrivati a un bivio con tre strade. Non è un'indicazione. Siamo andati dritti, ma non c'è indicazione, niente. Procedi in direzione sud. Dai ragazzi, forse abbiamo ritrovato la strada. Forse. Se non c'è un'altra. Se non ci sono altri lavori. Un'altra strada chiusa. Sarebbe da ridere se torniamo ancora dove eravamo prima, all'inizio. Molto da ridere. Ragazzi, altra stradina ad hoc. È tutta ondulata. Vabbè, dai. Però non c'è traffico. C'è di buono che non c'è traffico. Guardate ragazzi, boschi su boschi su boschi su boschi su boschi su boschi su boschi, spettacolare, bellissimo. In the wild. Sì ragazzi, guardavo la strada, se me l'ha cambiata invece è giusta. Questa è la strada che abbiamo scelto, che Google ce ne dava altre due, però secondo noi sulla cartina ce n'era una meglio che questa qua, poi non lo so. Bisognerebbe andare a vedere le altre com'erano. Qua c'è un bar ma sta chiuso. Siamo nel nulla. Facciamo un caffè adesso e ripartiamo. Questo ragazzo qua è danese e sta viaggiando da solo con questo bestione, ragazzi. Diciamo che gli spazi non gli mancano, eh. Si riparte, Anto? Si riparte. Tienimi questo, per favore, buttalo sul sedile dietro. Grazie. Ok. Andiamo. Si riparte. Trebini, mi sembra Trebini è il paese che dobbiamo andare. Dobbiamo andare a fare a Trebini. Vicino. Altra sosta a Mandarini, perché Antonella ieri secondo me ne ha comprati pochi, difatti avevo ragione. Allora abbiamo trovato un altro baracchino qua. Qui c'è un camioncino. Compriamo altri mandarini. Il lupetto, ragazzi, guardate sto camion. Italiano. Italiano. Il lupetto. Almeno credo. No, assomiglia al lupetto, ma non è un lupetto. Pastrunca. Che bella frutta. Aglio non finire. Adesso possiamo dire di essere su una bella strada rilassante. Sì. Si incontra una macchina ogni quarto d'ora. Non c'è neanche un camion, ma uno ne è passato prima. Siamo sempre in Bosnia, eh? Mancano più o meno 60-70 km al confine col Montenegro. Se troviamo un supermercato ci fermiamo a comprare due o tre cose. Dobbiamo prendere lo scottex, le birre. Poi Anto cosa c'è? L'acqua. Lo prendiamo, e basta. Lo compreremo in Montenegro. Hai fatto. Già, adesso si vede, guardate un po'. C'è la curva, vabbè. Quindi cosa vendono qua? Vino. Cosa vendono qua? Il vino. Il vino? C'è un paesino arroccato qua sulla sinistra. Ho un camper, guarda. E c'è un bucciolino. H svizzero. Sempre gli alberi ci sono. Incredibile. Forse abbiamo trovato un supermercato, vediamo. Questo? Sentite questo. Lasciamo questo paesino dove abbiamo fatto la spesa e andiamo verso il confine. Oh, questa volta non ci sono gli alberi, sì, come ho detto. C'è la casa! Basta. Vieni. Cioè, no, non ci credo. Guardate che bellissimo questo lago che c'è dietro gli alberi. Bello. Grande, guarda. Enorme. Non so come si chiama, è un genzera. Non c'è scritto neanche sulla mappa. Dogana un chilometro. Stavo di sperare che non abbiamo sbagliato strada e non c'è più la dogana. Complimenti, Anto.
capito se siamo già in Montenegro, che abbiamo passato la dogana, ma mi sembrava ancora in Bosnia. Vediamo, non capisco, qua non c'è niente. Siamo dentro o no? Eccola qua, mi sembrava strano. Abbiamo fatto un bel chilometro prima dell'altra dogana. Allora ragazzi, siamo entrati in Montenegro. Ci ha controllato tutti i documenti, anche quelli del camper, il libretto, patente, carta d'identità. Poi ha messo tutto nel computer. Adesso Silvio arriva. Ok, siamo dentro. Il paesaggio è cambiato completamente rispetto alla Bosnia, è più brullo, eh già, tanto adesso proviamo ad arrivare sulla mappa, ci sono dei laghetti, proviamo ad arrivare a sti laghetti e vedere se riusciamo a mangiare. Che belli questi laghetti, eccola lì, la casetta. Dobbiamo fermarci anche lì. Adesso cerchiamo un posto per fermarci. Dritta, mi raccomando. Pieni di isolotte, isolette. Che spettacolo! Bello. Si può volare. Sì. Ma può dirlo. Qua ci si potrà fermare. Ma sì, dai. Vediamo un po'. Sì. C'è un po' di. Hop. Dai, abbiamo trovato un bel posto. Aveva ragione la Donatella andare un po' avanti. Guardate che roba. C'è un panorama migliore, no? Sì. Oh ragazzi, l'anto non si smentisce mai, eh. Guardate che cazzo ha comprato. Due dolcetti, ragazzi. Guardate cosa ha preso. Esatto, due dolcetti. Vai avanti per fino a Pasqua va avanti. Non penso. Dopo il metro e mezzo di cioccolato con riso soffiato, quattro bufferini, dai. Vabbè. Buon appetito. Ok ragazzi, lasciamo questo bel posto. Ciao Lago. Ciao. Mangiare abbiamo mangiato? Sì. Anche i dolcetti? Sì. Possiamo andare? Sì. Ok. Questa strada qua è bellissima. Fantastica. Anto, sì. Non c'è una buca, non c'è. Sì, speriamo. Stupenda. Speriamo. Dubito. Antonella è un po' dubitante. Realista. Si cominciano a vedere i pini. Iniziamo a salire, ragazzi. Stiamo andando al parco Durmitor. Ragazzi, è cambiata la strada e il panorama. Guardate, adesso siamo in mezzo al boschi e c'è una strada tortuosissima con 3S. È tutta una curva contro curva, turbanti, tornanti, c'è tutto di più. Ragazzi, siamo senza internet, la scheda bosniaca qua non va. È andata. Vediamo un po' che si potrà fare. Oh, staremo senza internet per un giorno o due, tanto adesso siamo in mezzo alle montagne che ci fregano di internet. Che altro era per la cartina, per la Google. Cartina per telefonare. Abbiamo una cartina, Silvio, una cartina scrausa, un po' ristretta. Però vabbè, ci arrangeremo con quello. Guarda, guarda che spettacolo, Anto, guarda quelle montagne lì. Sì. Wow! Bellissimo! Guardate questa casetta qua. C'è anche la piccola, guarda. Incredibile. Non mi sembra un albergo, la casa. Pure chiuso. Ma che montagna strana con gli alberi. Bellissima. Cosa c'è? Madonna, quanti turbanti ci sono. Thank you.
23 km e siamo arrivati al parco. Sono le 4:10. E da stamattina alle 9 che guidano, poverini. Dalle 9 di stamattina che guidiamo. Sì. Togli la pausa pranzo. Pausa pranzo. La pausa sigaretta, esatto. E la pausa spesa. Pausa spesa e vabbè, deviazione mostruosa. Che pensavo che dovessero venire a sorprendere con l'elicottero. Poveri. Guardate quella montagna lì davanti a noi. Spettacolare. Sembra un disegno, una, spettacolare. Una S. Eccole. Che bello. Ristorante. Ci siamo quasi. Mancano 5 km. Forti quelle casette qua. Sembrano un po' le casette stile Norvegia. Ragazzi, non ci posso credere, mi sono fermato qua, praticamente il paese sarà una località sciistica. Mi sono fermato qua e dopo magari troviamo una schedina nel telefono. Neanche farlo apposta, ragazzi, guardate davanti, attraversato la strada, mi ho comprato la schedina. E vamos! Questo è culo. Ah, ragazzi, dimenticavo, siamo a Zabliak. Zabliak, con la K finale. Dimenticavo di dirvi che siamo a 1500 metri di altitudine. Fa freschino adesso. Ragazzi, vi ho trovato un posto spettacolare. Guardate che bello. 3 euro al giorno. Non ho capito dove si paga. 3 euro l'entrata del parco. Ah, non si, ma no, mica si paga 3 euro di parcheggio. Guardate che bello. Qui ci sono i vari posti, c'è anche la corrente. Anto, dici che funziona la corrente, Micio? Dove sei? Dici che va la corrente, dobbiamo provare, boh. Ragazzi, bruschette, e poi Silvio sta facendo, guardate cosa sta facendo il Silvio. Sta facendo le castagne, ragazzi. Ma chi siamo? Chi ci ferma, Silvio? L'orso fra un po'. L'orso fra un po'. Vabbè, ragazzi, dovevamo far solo le castagne. Alla fine siamo arrivati a far pure le salsicce. Bruschette. Castagne, bruschette. Sì, ho fatto vedere le bruschette. Bruschette, castagne, salsicce. Antonellina. Sono salsicce salsicciose. Dall'aspetto più Sono l'orso Yogi e sto arrivando a Ranger Smith. Bubu, scappa. Sì, Bubu, sto scappando, ma c'è profumo di salsicce. Stanno facendo le salsicce, camperisti. Andiamo a mangiarle. Hai ragione, Bubu. Ragazzi, non è il nostro fuoco, è il fuoco dei ragazzi olandesi che ci sono qua.